Raccontare Stefano Mancinelli è un po' come raccontare chi erano i Beatles. Si è aperta così la cerimonia di premiazione della FIP Abruzzo nella sala d'annunzio all'Aurum di Pescara, che ha consegnato riconoscimenti ad attori e protagonisti della pallacanestro regionale. Prima della consegna dei premi è stato presentato il nuovo progetto realizzato da FIP NBA Junior e di NBA. Si è parlato anche al momento della premiazione di Simone Fontecchio, che dopo aver vinto la Bundesliga con l'Alba Berlino ora gioca negli Utah Jazz. Il basket in Abruzzo, la risposta di questa giornata, sta bene nonostante il maltempo. Non mi aspettavo una presenza così forte, così decisa in questa giornata. Noi premiamo tutte le migliori realtà del 2022. Il basket abruzzese sta bene al vertice, ma sta bene anche alla base. Noi proseguiamo nel nostro lavoro al servizio delle nostre società. Chieti lotta per salvarsi in A2? Ma Chieti deve salvarsi in A2 perché è molto importante per l'Abruzzo, quindi speriamo che riesca a ottenere questo risultato e crediamo fortemente nella riuscita. Tutti in Abruzzo tifiamo per Chieti, ma anche per altre società che fanno appunto attività nazionale. Il basket abruzzese sta bene, in generale il basket azzurro? Il basket nazionale, ripeto, dopo la qualificazione ai campionati del mondo, un buon, discreto campionato europeo, ha una nazionale rappresentativa. Certo, se riusciremo ad aggiungere Banchero sarà ancora meglio, ma riusciamo comunque adesso a difenderci in maniera adeguata nel panorama internazionale.